In verità vi dico, chi non entra per la porta nell'ovile delle pecore, ma s'arrampica da un'altra parte, è un ladro e un bandito. Chi invece entra per la porta è pastore delle pecore. Il guardiano gli apre, le pecore ascoltano la sua voce e chiama le proprie pecore per nome e le fa uscire. Quando ha spinto fuori tutte le proprie, cammina davanti a loro e le pecore lo seguono, perché conoscono la sua voce. Non seguiranno affatto un estraneo, ma fuggiranno lontano da lui, perché non conoscono la voce degli estranei. Gesù disse loro questa parabola, ma quelli non compresero di che cosa volesse parlare loro. Gesù allora continuò: in verità vi dico, io sono la porta delle pecore. Tutti coloro che vennero prima di me sono ladri e briganti, ma le pecore non li ascoltarono. Io sono la porta. Chi entrerà attraverso di me sarà salvo. Entrerà ed uscirà e troverà pascolo. Il ladro non entra che per rubare, sgozzare e distruggere. Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in sovrabbondanza. Io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la sua vita per le pecore. Il mercenario, invece, che non è pastore, cui non appartengono le pecore, vede venire il lupo, abbandona le pecore e fugge. E il lupo le rapisce e le disperde, perché è mercenario e non gli importa delle pecore. Io sono il buon pastore e conosco le mie, e le mie conoscono me, come il Padre conosce me e io conosco il Padre. Io do la mia vita per le pecore, e do altre pecore che non sono di questo ovile. Anch'esse io devo guidare. Ascolteranno la mia voce e saranno un solo gregge, un solo pastore. Per questo il Padre mi ama, perché io do la mia vita per riprenderla di nuovo. Nessuno me la toglie, ma io la do da me stesso. Ho il potere di darla e ho il potere di riprenderla. Questo è il comando che ho ricevuto dal Padre mio.